Appassionati di pallacanestro reggiana, ben ritrovati al consueto appuntamento del mercoledì pomeriggio con Basket Time. Festeggiata la Pasqua, se è tempo di tornare a far sul serio soprattutto per la Trenwalder, perché c'è questo rush finale di campionato che la vede protagonista, la vede lì ad un passo dal sogno. Il sogno lo sapete tutti qual è: quello della promozione in Serie A. Mancano 4 partite, Reggio ne deve vincere 3 per avere la matematica certezza di conquistare il primo posto in classifica. Si ricomincia dopo la pausa pasquale, che non ha visto le squadre impegnate in campo. C'era lo Star Game, e dopo vedremo anche un po' di immagini, anche se di fatto è stata una gara solo per il pubblico e le belle giocate. Dicevo, si ricomincia con la partita contro Iesi venerdì ore 20:45, quindi venerdì sera, lo ricordiamo, e non il consueto turno di domenica. Si anticipa ed è una partita ovviamente di fondamentale importanza. Poi ci sono tutte le motivazioni extra che una gara contro Iesi, ormai un'avversaria, l'avversario se ce n'è uno nella storia della Lega 2 e della pallacanestro reggiana, può dare. Sarà soprattutto una partita che la Trenwalder dovrà vincere assolutamente davanti al pubblico amico per toglierne una da queste 3 che mancano alla promozione diretta. Ne parleremo quest'oggi, ne parleremo con gli ospiti che ci sono venuti a trovare. Partiamo dall'ospite, giocatore che ci è venuto a trovare dalla pallacanestro reggiana, Roberto Chiacic. Buon pomeriggio e benvenuto a Basket Time. Buon pomeriggio a tutti. Poi dalla carta stampata, un buon pomeriggio a Nicola Bonafini, giornale di Reggio, lui il nostro giornalista che ci è venuto a trovare oggi. Grazie. E poi ovviamente Mondo Vecchi, ormai come di consueto al nostro fianco. Ciao Mondo, hai passato una buona Pasqua? Pasqua, sì, un po' fredda, troppo fredda per i miei gusti, ma comunque è andata. Adesso certo che nei prossimi giorni sarà ancora peggio per noi che dobbiamo allenarci spesso fuori. Non sono buone notizie, ma siamo venuti per parlare di pallacanestro. Saluto e si gioca dentro, si gioca dentro, per cui saluto i telespettatori di Triathlon, parleremo più avanti. E poi il nostro Filippo per i messaggi. Caro Filippo, ricordaci come. Sì, ciao Davide, buon pomeriggio anche a te. SMS come al solito al numero 334-2666-196 per curiosità ed altre domande ai nostri ospiti. Fate le domande a Roberto Chiacic, che è il nostro ospite, ma anche a Nicola Bonafini, a Mondo Vecchi, tutto quello che volete. Allora Roberto, raccontaci innanzitutto come hai passato tu la Pasqua, sei tornato in famiglia, e poi come avete fatto questo, come vi siete organizzati con gli allenamenti in questo periodo di riposo. Ma la Pasqua l'ho passata a Siena con la mia dolce metà, diciamo. Come allenamenti abbiamo iniziato la settimana scorsa a preparare la partita, perché diciamo un punto fondamentale per arrivare all'obiettivo è passare da Iesi, che verrà a trovarci venerdì. Abbiamo lavorato duro, abbiamo fatto anche un'amichevole con la Virtus per preparare, per continuare ad avere il ritmo partita. E stiamo preparando le ultime cose sul campo adesso in questi giorni per quanto riguarda la parte tecnica e tattica, diciamo. Ecco, parleremo di Iesi, parleremo delle insidie che una formazione come Iesi può presentare. Una cosa con Nicola, prima di tutto, io ho una sensazione che per come si era messa la classifica questa pausa forse abbia fatto meglio alle avversarie della Trenwalder che la Trenwalder stessa, soprattutto squadre magari come Scafati che sembravano un po' in riserva dal punto di vista dell'energia. Sai, questo lo scopriamo dopo, sono questioni tra virgolette magari anche discutibili, perché magari Roberto potrebbe dire il contrario, che magari avevamo bisogno di ritornare in palestra per oliare certi meccanismi. È chiaro che Reggio aveva ripreso un buon ritmo partita, aveva ripreso anche a vincere la vittoria di Sant'Antimo, e quelli in casa comunque avevano dato ritmo e avevano gasato l'ambiente. È chiaro che l'occasione di venerdì è quella anche appunto di riprendere questo feeling con la vittoria e prepararsi al meglio per il rush finale. Ecco, io vi ricordo che siamo in diretta anche su Radio R, ovviamente, per tutti quelli che non ci possono ascoltare o vedere in diretta, la replica dopo le ore 23, sempre su Teletricolore. Mondo, ti chiedo un'altra cosa, anzi, se abbiamo già un messaggio, allora Filippo,
Sì, subito i messaggi che arrivano, grande ghiaccio, ti crea dei problemi a partire dalla panchina, forza Trenk. Allora andiamo subito sul personale con questi messaggi. Allora, spieghiamo un attimo magari a quelli che forse non hanno visto le ultime partite della Trenk Walter. C'è stato qualche cambiamento nel quintetto da un mesetto a questa parte, Frassinetti e Cervi più stabilmente titolari, anche se in realtà Chiacci, che è partito ad esempio a Pistoia, era partito lui, e Slane e Chiacci dalla panchina. Questo cambiamento di ruolo perché Menetti ha detto: voglio che i giocatori di esperienza che sanno uscire dalla panchina possano darci questo tipo di contributo, mentre magari quelli più giovani come Frassinetti e Servi possono dare di più partendo dal quintetto. Tu, Roberto, come hai affrontato questo cambio di ruolo? Ma guarda, non è fondamentale chi parte dalla panchina, fondamentalmente la cosa importante è che chi entra in campo dia il contributo che serve alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Noi quest'anno siamo una squadra che ha saputo giocare insieme, tutti hanno saputo sacrificarsi per gli obiettivi che ci siamo prefissi, stiamo lavorando per questo, non è importanza, cioè non mi preoccupa il fatto magari di fare un tiro oppure di giocare 10 minuti se l'obiettivo lo raggiungiamo, questo è quello che conta in questo momento. C'è un grande obiettivo e siamo molto vicini, quindi non dico niente, però ancora c'è da lavorare, però stiamo arrivando proprio perché tutti quanti sanno quello di cui c'è bisogno e tutti quanti mettono a disposizione quel piccolo mattone che serve per formare, diciamo, il muro che stiamo costruendo. Ecco, Mondo, parole importanti, parole però anche di umiltà, perché comunque un giocatore della carriera di Roberto Chiacci, e poi dopo anche vedremo alcuni momenti importanti della sua carriera, che decide, che sta al gioco e dice: pur di conquistare una promozione sono disposto a togliermi la mia fetta di spazio, la mia fetta di tiro, la mia fetta di responsabilità. Segnale importante, l'abbiamo già detto anche tante volte, comunque di quanto sia unito e solido il gruppo costruito quest'anno. Beh, sì, dimostrazione di grande maturità, c'è da dire questo, che quando un'annata viene come questa, dove l'obiettivo insperato all'inizio della stagione è a portata di mano, ma anche la mentalità dei giocatori viene plasmata molto meglio, cioè sono veramente focalizzati sull'obiettivo. Voglio dire, se noi fossimo a metà classifica, probabilmente certe decisioni degli allenatori, dell'allenatore, sarebbero un po' più complesse da accettare. Nel momento in cui l'obiettivo principale è molto grosso, da parte dei giocatori è certamente più facile adeguarsi e capire, perché sarebbe assurdo creare delle polemiche quando la squadra sta vincendo. Per cui sicuramente grande prova di maturità da parte soprattutto di Slanina e di Roberto, certamente aiutati in questo dal fatto che quando la squadra vince è poi anche più difficile cercare di mettere della sabbia nell'ingranaggio. Ti vedevo annuire, Nicola, la vittoria è un po' la panaccia di tutti i mali, insomma si va certo, tutti d'accordo. È chiaro, cioè nel senso è ovvio che l'istinto del giocatore, una volta finita la partita, è di andare a vedere le sue statistiche, quanti minuti ho giocati, quanti tiro ho fatto, quanti punti, rimbalzi, tutto quello che vuoi. Però è chiaro che nel momento in cui le cose vanno bene e come giustamente è stato detto, c'è un obiettivo grosso, concreto, tangibile lì alla porta di mano, lì non credo che sia controproducente o comunque assolutamente a guardare all'aspetto personale del discorso, anche perché, e questo credo sia anche un grande merito della stagione di quest'anno della società e di questo gruppo, se fai anche una comparazione a quello dell'anno scorso, l'idea che comunque gli egoismi, i personalismi sono stati messi presto da parte per valutare più su un discorso globale del rendimento di squadra. Ecco, chiediamo proprio il diretto interessato, perché Roberto Chiacci, che è arrivato l'anno scorso in una situazione che ci potrai assicurare era ben diversa, immagino. Ma certo, quando sono arrivato la situazione non era molto, molto facile, eravamo un gruppo, si può dire, disunito, perché comunque non eravate un gruppo, non c'era un gruppo, sono state fatte delle scelte, secondo me delle scelte molto giuste, hanno state mandate via delle persone non perché fossero dei cattivi giocatori o quant'altro, ma perché si riteneva di dover creare una situazione migliore, e le scelte sono rivelate giuste, perché abbiamo cominciato a giocare insieme, abbiamo fatto sicuramente una fine campionato, le ultime 10 partite in cui penso abbiamo fatto 7 su 10. Anche se non era facile, siamo riusciti con quel gruppo a raggiungere l'obiettivo della salvezza, che era quello dell'anno scorso fondamentalmente, con squadre come Forlì che hanno fatto 10 su 10 o 9 su 10 perdendo solo con noi in casa,
che nessuno avrebbe mai, si sarebbe mai aspettato un esploit del genere. Quindi questo è un plauso al gruppo dell'anno scorso, che fondamentalmente è rimasto, infatti, almeno la base è rimasta quella di quest'anno, il secondo con due giocatori cambiati. Quindi comunque si era visto già un qualcosa di positivo nella squadra l'anno scorso, che ha finito campionato giocando insieme e formando un gruppo che comunque aveva dimostrato di crederci, di voler giocare insieme, che poi è quello che ci ha aiutato poi a vincere le partite anche difficili. E quest'anno siamo ripartiti da lì senza grosse pretese, giocando la nostra pallacanestro giorno per giorno, e poi i risultati sono arrivati piano piano e siamo arrivati a 4 giornate alla fine con un'opportunità molto importante. Ecco Mondo, tornando alla partita contro, eccola qua, la classifica che ci vede in vetta, e le squadre in retto sono quelle che devono ancora riposare, quindi ecco questo il doppio vantaggio della Trenkwalder in questo momento della classifica più 2, e con le avversarie che dovranno giocare una partita in meno, solo 3 gare e non 4. Mondo, un'altra cosa volevo chiederti, giocando contro gli Esi di venerdì sera, comunque nel caso di vittoria tu dai anche un altro segnale, perché comunque le altre squadre scenderanno in campo sapendo che Reggio, nel caso di vittoria, ripeto, ancora non ha perso, quindi comunque con la consapevolezza che non possono sbagliare, anche se ricordiamo Scafati, una delle avversarie dirette, forse la principale, riposerà. Molto importante, soprattutto nel caso di vittoria. Se noi vinciamo, certamente avendo una partita da giocare in più, avendo già 2 punti in più che arrivano a 4, certamente qualche problema nelle altre squadre lo crei. In realtà ho guardato, e non voglio anticipare la tua scaletta, ho guardato le partite della domenica. In realtà non, per le avversarie sono nostre, turni sulla carta agevoli, quindi che noi vinciamo o perdiamo comunque vincono tutte, quindi siamo a posto. Sappiamo che non è mai a dire i tuoi pronostici, vedremo se ci hai azzeccato. Per fare il punto della situazione anche sull'analisi della classifica di quello che concerne il match contro Iesi e di quella che è stata la pausa pasquale, siamo andati a sentire Max Menetti. Queste ovviamente sono le immagini della gara contro Ostuni, dell'ultima vittoria disputata nel match disputato prima della pausa pasquale, in anticipo anche quello sabato sera. Dicevamo, siamo andati a vedere Max Menetti, ci ha fatto un po' l'analisi di quello che è successo in questa settimana di Pasqua, di quello che si aspetta dalla gara contro Iesi. Andiamoci a ascoltare questa bella intervista col coach biancorosso. Anche un turno di più da disputare sulle concorrenti, insomma, comunque è stata una Pasqua felice. Ma sì, è stata una Pasqua comunque di lavoro. È una Pasqua dove abbiamo affrontato l'ennesima pausa e dove fino a questo momento oggettivamente, se uno trae un bilancio consultivo a 4 giornate dalla fine, oggettivamente abbiamo fatto una stagione incredibile. Adesso stiamo provando in tutte le maniere a metterci la ciliegina sulla torta e basta, insomma, però oggettivamente fino adesso non possiamo che essere contenti. Ecco, cosa avete fatto durante questa pausa? Come avete lavorato? C'è stata un'amichevole di prestigio contro la Virtus Bologna, poi com'è stato il piano degli allenamenti per prepararsi poi alla partita contro Iesi, che è una partita tipica perché arriva di venerdì sera? Sì, abbiamo fatto il solito programma di allenamenti, abbiamo fatto una buona amichevole con la Virtus, dove soprattutto c'è stato un impegno a livello soprattutto tecnico e fisico, giocando con una squadra di Serie A di un certo tipo. Volevamo fare contro una squadra di Serie A appunto perché potesse darci un po' di motivazioni incontrando una squadra del piano superiore, e poi abbiamo lavorato, praticamente ci siamo riposati solo domenica, insomma abbiamo continuato a fare quello che ci eravamo prefissi di fare, cioè il fatto di chiuderci in palestra e lavorare su tutte le cose che sono da migliorare. Ecco, questa cosa su cui tu ti sei concentrato spesso e volentieri, cioè evitare di guardare la classifica e tutto quello che succede e concentrarti solo sul lavoro in palestra. Adesso però siete a più 2, sapete che con 3 vittorie siete promossi. C'è stata qualche distrazione dovuta da questo, oppure la squadra è riuscita a rimanere concentrata, diciamo così, a chiudersi mentalmente qua in via Cassela? Sì, oggettivamente non è facile, perché mi sembra che la stampa che ci mancano 3 partite per andare su ce l'abbia ricordato bene, però noi ci siamo chiusi qua dentro, sembra un leitmotiv, ma è quello che ci ha dato la forza di essere vincenti fino a questo momento qua. Noi siamo concentrati solo su Iesi, non su quello che succede con la classifica, non sui vantaggi, noi ci siamo dimenticati tutti, quindi semplicemente noi ci siamo concentrati su Iesi, che sarà una partita difficile. Ecco, a proposito della partita contro Iesi, oltre ad essere una rivalità storica, e ormai sappiamo bene qua a Reggio quali sono i corsi e ricorsi storici con Iesi, quest'anno
è comunque una partita contro una squadra che è in zona playoff attraverso un momento di forma che Insidie presenta anche dal punto di vista tecnico la partita contro Iesi. Ma Iesi è la squadra che nel giro di ritorno ha espresso la miglior pallacanestro. Ha praticamente perso, credo, solo due partite, ha grande talento, ha due americani pericolosi e bravi seppur giovani, in più ha giocatori franchigia come Hoover, Maggioli e lo stesso Migliori che conosciamo molto bene. È una partita insidiosa sotto tutti gli aspetti, questo lo sappiamo noi. Credo che non tanto per il fatto del derby, ma per il fatto che sia una partita molto importante, credo che anche il nostro pubblico capirà che l'importante non è quello che succede sul campo, anzi sono sicuro che nei momenti difficili della partita saranno pronti a spingere come è sempre successo quest'anno. Questo è sempre stato, l'ho detto, l'empatia che c'è tra quella squadra e il pubblico, soprattutto nei momenti di difficoltà, è stata la nostra cosa vincente fino adesso e credo che deve essere la grande spinta per fare un'altra grande impresa, perché noi le consideriamo tutte delle grandi imprese. Ogni partita che vinciamo con Ostuni noi l'abbiamo vissuta con grande trasporto e abbiamo fatto fatica fino in fondo, seppur dopo abbiamo allargato. Quindi insomma la stessa cosa, ci sarà da fare una fatica bestiale fino in fondo e per questo abbiamo bisogno di tutti. L'ultima cosa, le condizioni di Riccardo Cervi, che è l'unico insomma che destava un po' preoccupazione, è l'unico che è rimasto in box in questa pausa. Ma sì, sta pian piano migliorando, seppur lui avrebbe bisogno di un periodo ben più lungo per recuperare. Diciamo che stiamo cercando di levargli la fase acuta di questa infiammazione. Al ginocchio, ricordo. Al ginocchio, sì. E sta un po' meglio, però ti dico che negli ultimi, praticamente nell'ultimo mese si allena due giorni alla settimana. Quindi pian piano il suo, diciamo, la sua condizione si sta piano piano abbassando e questa è la cosa che ci preoccupa di più. Dall'altra parte lui sta continuando a voler stringere i denti. La cosa più importante, e ci tengo a dirlo perché tra l'altro so che sarà ospite vostro, io devo dire la verità, il contributo delle ultime partite di Roberto Chiaggi è stato per noi fondamentale. Tra l'altro ho visto anche che qualcuno è stato poco generoso nei suoi confronti nella partita con Ostuni, dove ha fatto un lavoro difensivo incredibile. Si sta sacrificando veramente per questa squadra qui, perché sa che a lui abbiamo chiesto delle cose diverse di quelle che faceva in passato e quindi insomma se Ricky non ci sarà sono sicuro che insomma lui ci darà una grossa mano e sarà molto importante in questo finale. Ecco Chiaci che ascolterà e io ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo. Ok, crepi il lupo. Roberto, ascoltato. No, ha fatto, immagino comunque facciano piacere perché Menetti ha capito anche il sacrificio, tra virgolette, che stai provando a fare tu per la squadra. Ah, certo, però non è un sacrificio fondamentalmente, cioè quello che la squadra ha bisogno è quello su cui chiaramente mi sto concentrando per riuscire ad essere più utile possibile a, diciamo, all'obiettivo che ci siamo prefissati. Ecco Nicola, nelle parole di Menetti c'è sempre questa volontà di fare gruppo e scudo intorno alla palestra di Via Cassola, un po' come se fosse invalicabile dalle voci esterne, come se la classifica non potesse entrare in Via Cassola. Però insomma comunque è chiaro che ormai la classifica la guardano tutti, la guardano anche loro. Vabbè, credo anch'io insomma, però diciamo che è il metodo su cui Max ha impostato tutta la gestione del gruppo quest'anno, fa bene a portarla fino in fondo. È chiaro che però il nostro dovere è quello di ricordare che mancano tre partite per andare su, quindi cioè, purtroppo a ciascuno il suo mestiere. Ecco. Ecco Mondo, so che tu, cioè nel senso, lo hai già detto anche settimane scorse, hai già detto che hai gettato la maschera, nel senso di dire che comunque questo campionato a Trenguardo ce l'hai in mano, però fossi tu l'allenatore faresti come Menetti? Cambia completamente la visione fra essere l'allenatore e essere qua a sedere in cui posso dire quello che voglio perché tanto non ho problemi. Fossi l'allenatore chiaramente direi le cose di Max, cioè bisogna giocare partita per partita perché è inutile pensare a quella dopo, che non mi ricordo se a Bologna o dove, se poi non riesce a battere Iesi. Per cui giustamente focalizzato su questo. Io che ho una visione molto più esterna e molto più fredda, non sono coinvolto emotivamente come loro, analizzo la classifica, so, avendo allenato per 40 anni e avendo vinto campionati e giocato sia con squadre prime in classifica sia con squadre ultime in classifica, dico che quando le squadre sono ultime in classifica c'è un motivo, che sono più deboli. Allora noi abbiamo da affrontare tre delle ultime quattro, nelle ultime quattro partite, per cui voglio dire, cioè perché mi devo nascondere, non sono l'allenatore né i giocatori né i giornalisti,
Io dico quello che devo dire, il campionato se lo perdono non è mondo che ha portato sfortuna, sono loro che se lo sono mangiati. Anzi mondo, noi ti chiamiamo qua proprio per questo. Se non ce la fanno bisogna fustigare i giocatori e impilare Max Menetti. Filippo, qualche messaggio? Sì, due messaggi per Roberto. Il primo, forza Roberto, abbiamo bisogno della tua esperienza per coronare il nostro sogno. Questa non era una domanda, eccola qua la domanda. Per Ghiacci, come vedi Riccardo Cervi, di cui abbiamo parlato prima, potrà fare una carriera simile alla tua? Un saluto da Giovanni. Ma come vedo Cervi, è un giocatore che ha delle qualità sicuramente diverse dalle mie, nel senso che è un giocatore molto più verticale, ha già dimostrato che è uno stoppatore incredibile, quindi questa è una delle doti più importanti. Deve lavorare ancora molto per migliorare in attacco, per rendersi molto più pericoloso, perché sarebbe sicuramente importante e anche un'arma importante per la squadra dove giocherà, se potrà essere a Trenvalder o in futuro altri, non si sa. Ecco Nicola, il gioco in post basso di Kjaerbeek con la verticalità di Cervi fa nel tipo. Non si gioca più. Esatto. Non giochiamo più, no, però. Allora, nella pausa pasquale c'è stato lo Star Game di Lega 2, la prima edizione dello Star Game di Lega 2. Andiamoci a vedere qualche immagine di quello che è successo. C'erano anche due reggiani coinvolti, si trattava di Dawan Robinson e di Giovanni Pini, chiamato l'ultimo proprio per sostituire Riccardo Cervi. Cos'è stato? È stata un'esibizione di schiacciate e poco altro. Il punteggio finale 147-128 ci fa capire che insomma le difese sicuramente bene ma non benissimo. Robinson, pensate che ha fatto 23 punti con 11 su 11 da 2, quindi credo che abbia preso dei tiri abbastanza ad alta percentuale. Oltre alla gara delle schiacciate durante la partita, c'è stata anche la gara delle schiacciate poi esterna, quella vera e propria. Qua, guardando la partita, da segnalare che i 27 punti di Troy Bell tra gli ex reggiani e i 29 di Marigny, eccola qua, una schiacciata di Robinson intanto, un Marigny che è stato eletto miglior giocatore della manifestazione con i suoi 29 punti, ha vinto il premio MVP e ha fatto vedere anche queste insomma cosette da playground che vabbè lasciano il tempo che trovano. Anche Pini ha avuto modo di fare due punti giocando 5 minuti, insomma ci sarà tolto qualche soddisfazione. Pensate che Mario West di Verona ha fatto 30 punti con 12 schiacciate durante la partita. Eccolo qua Pini che si diverte addirittura ad alzare degli alley-oop per i suoi compagni. Insomma, credo che queste manifestazioni, mondo, oltre a divertire il pubblico, divertino un po' meno gli allenatori e gli addetti ai lavori, che hanno sempre paura che qualcuno si faccia male. Però i giocatori che partecipano si divertono un sacco. Dall'immagine non riuscivo a capire se era la partita o era già la gara delle schiacciate. Questa è la partita. Non riuscivo a... E adesso, tra l'altro Mirko Zucchi ci manda anche la gara delle schiacciate che c'è dopo, per così ci guardiamo che anche sarà qualche uguale alla partita, esatto. Perché visto che senza abbiamo versare. Visto solo schiacciate, cioè, tanto la difesa non c'era, ma si divertono loro, mi fa piacere per loro, io l'ho sempre detto, meno giocatori li mandiamo meglio è, perché così evitiamo problemi che qualcuno si faccia male, cosa che ogni tanto è già capitata. Però insomma Robinson è grande, grosso e indistruttibile, Pini per il momento fa più minuti in panchina che altro, per cui va bene la scelta di mandare quei due. Giustamente, infatti Riccardo Cervi, che aveva un problema al ginocchio, è stato subito lasciato a riposo per evitare di rischiare. Qua la gara delle schiacciate erano impegnati Jeffrey Brooks di Jesi, che è quello che avete appena visto, Terence Roderick di Forlì, questa è la giuria con arbitri, giornalisti, ragazze immagine, Troy Bell e Michele Maggioli anche, che hanno fatto giurati, e poi c'era Mario West, il giocatore di Verona che abbiamo già visto in campionato essere un saltatore dell'altro discreto. Mondo, esatto, anche perché credo che Roberto Ghiacci se lo ricorda, perché nei pressi della partita contro Verona ha fatto una schiacciata incredibile proprio al Palabigi, che ci ricordiamo benissimo. So detto, Mario West alla fine ha vinto lui facendo vedere delle grandi cose. Tra l'altro anche una schiacciata in mezzo alle gambe che vedremo tra poco. In ogni caso, al di là di tutto, Nicola, non c'era tantissimo pubblico, anche se era Riccione, che è una piazza che non è molto legata al basket, però insomma la gara delle schiacciate, bene o male, grandi o piccini, si lascia sempre guardarla, diciamo così. Sì, beh, l'evento è quello fondamentalmente, no?
problema del pubblico, sai, il venerdì sera Riccione offre, secondo me, altre alternative valide, ecco. Qualcosina. E secondo me l'offerta anche ai giocatori dopo. In quindi effetti, sarà stato fatto apposta. Non lo so, però, eccola però qua, sì, dai. Quelli in mezzo alle gambe di Mario West, che ha chiuso. Beh, insomma, i conti, non male. Si sapeva già in anticipo che questo qua saltava abbastanza. Sì, Davide, a proposito, entusiasmo anche i nostri messaggi, che come possiamo vedere, beh, abbiamo scoperto che anche Robinson schiaccia alcuni messaggi di entusiasmo, diciamo così, per questa scoperta. In effetti non abbiamo mai visto fare una schiacciata in partita da Juan Robinson, ciò non toglie che in una non partita come è stata quella l'ha potuto fare anche lui. Questa non è niente male, questa di Mario West è sicuramente una schiacciata che anche in altre gare delle schiacciate di categorie più alte farebbe la sua figura. Mondo, se Mario West avesse anche, oltre a queste doti atletiche, magari un po' di tiro, un po' di tecnica, sarebbe Verona, sarebbe nell'NBA direttamente. Sì, ragazzi, c'è già stato in realtà, cioè, infatti ne abbiamo già visti altri di giocatori che facendo delle grane schiacciate, contorsioni varie, ma se non hai tanto di più, meglio il nostro Taylor. 100.000 volte meglio il nostro Taylor, che ha fatto un campionato veramente super, l'abbiamo già detto altre volte. Il merito di questi nostri due stranieri, insieme chiaramente a tutti gli altri che compongono la rosa, però è stato molto, molto importante. Roberto, hai giocato qualche All-Star Game tu in carriera o competizioni simili? Sì, ma quando facevano nuovo nazionale. Quindi erano partite serie, erano pseudo. Sì, erano pseudo un partite. Un po' più serie, cioè, di queste. Più, esatto. Soprattutto perché di solito gli allenatori nazionali, visto che una delle poche volte che hanno modo di provare la squadra, comunque provavano ad allenare. Sì, certamente veniva giocata una partita normale. Cioè. Ce lo ricordiamo, questa è la nuova formula, almeno per ovviamente la Lega 2, era tra l'altro anche uno scopo benefico. Ci vuole cuore, Fondazione Cuore, era il nome di una squadra, quella dell'Est, quella dell'Ovest, l'Associazione Segno, che poi coloro che hanno vinto 147-128. Abbiamo parlato anche del weekend pasquale, adesso ci fermiamo un secondino per la pubblicità e poi nella seconda parte l'appuntamento ovviamente con PR History per rifare un tuffo nel passato della storia pallacanestreggiana, rifare un tuffo nel passato della carriera di Roberto Chiacig e presentare poi la partita contro Iesi. Pubblicità adesso. Siamo già tornati in diretta, io me ne stavo andando, invece evidentemente è stato qualche problema con la pubblicità. Vabbè, niente, allora continuiamo, non c'è problema. Vi ricordo 334-2666-196 per mandare i messaggi e interagire con Roberto Chiacig, Mondo Vecchi e Nicola Bonafini del Giornale di Reggio, che sono venuti oggi a trovare. Facciamo già un piccolo passo alla partita contro Iesi. Nicola, una sfida che, diciamoci la verità, ha sempre un sapore particolare, perché al di là delle situazioni di classifica o no, gli incroci tra Reggio e Iesi negli ultimi anni in Lega 2 ce ne sono stati tanti, tantissimi, ed erano spesso decisivi. Sì, quindi un'ulteriore motivazione per innanzitutto per venirla a vedere, e poi certamente questa cosa qua aggiunge pepe alla sfida. C'è tra virgolette da vendicare la partita dell'andata, dove Reggio comunque non si espresse al meglio delle sue possibilità, e poi c'è la posta in palio, che è appunto quella di aggiungere, esatto, un ulteriore passo importantissimo verso l'obiettivo. Quindi partita dell'andata che fu quella dell'infortunio di, esatto, Valenti, se ce la ricordiamo, sempre tutti. Di venerdì, peraltro, purtroppo sempre di venerdì, sempre in diretta Rai, quindi da sfatare anche questo tabù. Mondo, ti vedevo dubbioso, nel senso che anzi, so già che tu pensi solo a questa di partita e te ne freghi delle rivalità del perché, passato. No, ma io reputo che sia un pregio fra i pochi che ho, non sono superstizioso, per cui non credo in queste cose, credo solamente nel lavoro in palestra, nel fatto che la palla deve andare dentro a far canestro, che si difenda duro e che si corra. Cioè, tutte queste scaramanzie, il giocato di venerdì si è fatto male, poi c'ho il maglione che porta sfiga, tutte robe da lasciare al gossip. Ecco, però Roberto, tu ti ricorderai sicuramente dalla partita dell'andata anche delle caratteristiche di Iesi, che comunque è una squadra di grande talento, magari non avrà una panchina profondissima, però un quintetto tra giocatori esperti come Maggioli e Hoover, giocatori di talento come McConnell e Brooks, l'abbiamo visto saltare pochi istanti fa nella gara delle schiacciate,
insomma, è un quintetto che fa molta paura sicuramente. Ma certamente è un quintetto che, se lasciato giocare, gioca una buona pallacanestro. Quello che noi non dobbiamo fare, dobbiamo cercare di mettere le mani addosso dall'inizio, cercando di non lasciare scelte di tiro facili, e con la pressione e con l'aggressività sicuramente loro si troveranno molto più in difficoltà. Se gli lasci giocare, che fai una difesa molto soft, che comunque gli permette di ricevere la palla, di fare dei tiri semplici, sanno giocare molto bene e sono una squadra molto pericolosa. Questo è l'errore che non dobbiamo fare, questo qua. Ecco Nicola, l'idea di Iesi sembra la classica squadra che magari fa un po' fatica a trovare un equilibrio perché ha tante bocche da fuoco, però nel momento in cui si accende dentro il ritmo, soprattutto in attacco, è una squadra difficilmente fermabile, soprattutto questo McConnell, playmaker, che sia per sé che per gli altri crea tantissimo. Questo comunque è sempre stata anche un po' una caratteristica del loro allenatore. Cioppi è sempre stato un allenatore che ha costruisce delle ottime squadre in attacco, che in difesa però insomma possono essere attaccate, tra virgolette. Chiaro che nel momento in cui comunque hai due o tre punti di riferimento, quelli sono, e su quelli comunque devi giocare la partita dal punto di vista difensivo. Chiaro, Michele Maggioli ad esempio. Certo, poi c'è un discorso secondo me importante da fare, che Reggio comunque, con l'aggiunta anche di Antonutti a bocce in movimento, ha ulteriormente aumentato la qualità della panchina. Il fatto comunque che Roberto e Slanina giochino, escano dalla panchina, danno qualità e cambiano i ritmi alla squadra, e questo obiettivamente è un vantaggio che per esempio Iesi non ha. Assolutamente, anzi direi che la panchina di Iesi, insomma, sì, pochissime squadre in Lega 2 possono dire adesso di avere la profondità di panchina, certo, che ha la Trenkwalder. Roberto, due parole anche sull'arrivo di Antonutti, che tra l'altro è un tuo compaesano, quindi immagino andate d'accordo. Fulano anche lui, sì. No, è un giocatore che ci sta dando una grossa mano, sta facendo molto bene, molto, molto aggressivo e molto dinamico, uno che mette energia a rimbalzo, in difesa, quindi è uno che dà sicuramente uno sprint in più alla squadra, e credo che finora sia stato molto importante. Speriamo che lo sia anche nelle ultime quattro partite, e sicuramente darà il massimo come tutti quanti stiamo facendo. Ecco, ma ho avuto modo di parlare con Stefano Michelini, commentatore Rai Sport, che seguirà proprio la Trenkwalder contro Iesi venerdì. Mi diceva: Antonutti, Filloi, Cervi, Chiacig, la front line, i quattro lunghi così, in Lega 2 non ce li ha nessuno. Cioè, grande Michelini, che è un mio amico da tanti anni, è una valutazione che ci potevamo permetterci anche noi. Certo. Una front line del genere per la Lega 2. E c'era Valenti prima, quindi non è che cambiava tanto. No, ma è assolutamente fuori categoria, ma è per questo che siamo anche primi in classifica. Abbiamo una squadra super completa, tutti giocatori molto forti, per cui insomma il peso di soprattutto dei lunghi si è fatto sentire da sempre, anche grazie al fatto che Riccardo sta crescendo, maturando, migliorando, insomma adesso sono diventati giocatori che possono spostare. Io dico solamente un'altra cosa sulla partita di Iesi: mi sembra che sia forse la più pericolosa delle quattro. La più pericolosa perché reputo Iesi superiore, la più forte. Giochiamo in casa e la pressione giocando in casa è sempre molto maggiore, nonostante siamo imbattuti, ma in casa hai, fra virgolette, l'obbligo di vincere, quindi c'hai un minimo di pressione in più. Bisogna fare in modo, secondo me, che Iesi non arrivi nell'ultimo quarto in partita, perché le motivazioni nostre e loro sono sicuramente diverse, per cui a una loro spallata noi dobbiamo resistere, a una loro spallata noi resistiamo, alle nostre spallate Iesi resiste la prima, la seconda, poi ci molla. Non deve essere una di quelle partite arrivi pari a 5 minuti. Reputo che arrivare con questi attaccanti, i loro, punto a punto, sia un po' pericoloso. Secondo me lungo la partita, dato che noi abbiamo la voglia di vincere superiore certamente alla loro, bisogna fare in modo di staccarli nel corso della gara. Ecco, andiamoci a vedere allora, già che ci siamo, anche il prossimo turno, per vedere cosa, visto che l'abbiamo già anticipato, cosa faranno le avversarie dirette. Abbiamo detto di Scafati, che riposerà e quindi non giocherà, rimarrà fermo 4-32. Turno facile per Brindisi in teoria, perché è in casa Forlì ultimo in classifica, Pistoia in casa Veroli, già partita più difficile perché Veroli è in uno stato di forma decisamente migliore, tra l'altro dovrebbe recuperare Elder per la partita contro Pistoia, che comunque è un americano importante. Poi c'è Verona Ostuni, Sant'Antimo Barcellona, Brescia Imola, Piacenza Conad Bologna. Attenzione, perché
se la Conad Bologna vince a Piacenza, Forlì dovesse perdere, Bologna sarebbe salva matematicamente, comunque è una cosa in più in vista del match che poi ci sarà dopo tra la Conad e Reggio Emilia. Tra l'altro si attende anche notizie dalla Comtech e dalla Lega per sapere delle penalizzazioni di Brescia, ma soprattutto anche di Sant'Antimo e Pistoia, questi due punti di penalizzazione per degli illeciti che ancora non sono stati ufficializzati, già da qualche settimana che c'è la notizia, si deciderà presumibilmente ufficialmente in questo weekend e vedremo cosa succederà. Ovviamente in caso di penalizzazione Pistoia abbandonerebbe decisamente il treno promozione, ma anche Sant'Antimo si metterebbe in grossa difficoltà dal punto di vista della zona salvezza. Brescia è forse quella che ne risenterebbe meno delle tre, ma rischierebbe una posizione ai playoff diversa. Di sicuro, Nicola, delle penalizzazioni due giornate dalla fine, insomma, bene ma non benissimo. No, bene ma non benissimo assolutamente, se ne parlava anche prima di andare in onda. Alla fine rischi di falsare il campionato. È anche vero che se commetti delle irregolarità amministrative, non paghi le tasse, eccetera, eccetera, una persona normale gli arriva un accertamento, qua volano delle penalizzazioni. Quindi alla fine, se ci sono delle regole, Reggio le tasse le paga tutte e infatti non viene penalizzata. Qualcun altro fa il furbo, viene penalizzato. Volevo chiedere una cosa a Roberto Chiacci anche. Tu che hai vissuto la situazione di Scafati per un anno e mezzo avendoci giocato, secondo te come sta vivendo questo momento un tipo di una piazza particolare come quella di Scafati, adesso che è lì e lotta per la promozione come Reggio? Ma io credo che ci sia parecchio entusiasmo, conosco bene Nello, che è una persona squisita, anche se qualcuno lo descrive un po' come una persona un po' strana, particolare, però è uno che ci tiene tanto, che sta facendo moltissimo per quell'ambiente e per cercare di portare di nuovo in Serie A Scafati, perché si è visto anche in passato che nella Lega Maggiore aveva un seguito di pubblico veramente importante. Meno in A2, questo sicuramente un po' dispiace, specialmente per gli sforzi che stanno facendo, perché comunque la società sta facendo dei grandi sforzi e quest'anno ha fatto un gran campionato e continua a essere una delle concorrenti per salire, quindi diciamo la squadra da battere. Perché oggi leggevo la rassegna stampa e addirittura dei giornali locali titolavano Scafati lotta per il secondo posto, cioè davano già abbandonata la... Questo è scaramantico, secondo me. Anche lo stesso Marini, che dopo la sconfitta a Bologna nell'ultimo turno ha detto perfetto, noi siamo già fuori dalla sì, lo dicono perché tanto uno lo dice per scaramanzia, poi purtroppo nella pallacanestro si sa, cioè, tutto si gioca fino all'ultimo minuto. Nessuna partita è vinta finché non suona la sirena, quindi mancano ancora 4 partite, 3 per loro, però sono ancora tante e bisognerà pensare partita per partita, punto per punto, a mettere diciamo in tasca la promozione o quello che sarà, insomma, quindi è ancora lunga. Nicola, allora non sono scaramantici sulla Reggio? No, anzi. No, poi sai com'è, è come una... Sì. Una fantomatica partita di tennis, la gente rilancia la pallina di là sperando che non torni di qua, quindi queste pretattiche sono tattiche, siamo in Italia, fanno parte del gioco, come il gioco è quello a cui sottoporremo Roberto Chiacica adesso, il solito quiz, vediamo quanta ne sai di storia della pallacanestro reggiana, inutile che dici no con la testa, devi affrontare la domanda di oggi, vediamo, allora, vincendo i quarti di finale contro quale squadra la CFM Reggio Emilia ottenne l'accesso alle semifinali scudetto nel 97-98. Treviso, Virtus Bologna, Milano, Cantù. Nel 97-98. Tra poco si illuminerà. Prova a dirne una. Treviso. Sinceramente non me lo ricordo. Però hai detto quella giusta, quindi te la sei ricordata bene. Eh sì, eccola qua. È la Benetton Treviso, 97-98, CFM Reggio Emilia. La CFM Reggio Emilia, possiamo dirlo, dei miracoli. Allora andiamoci a rivivere un episodio di quella serie, forse quello che tutti si ricordano in casa biancorossa, in PR History, eccola qua. La macchina del tempo questa volta ci porta al 18 aprile 1998, quarti di finale playoff, gara 2,
Al Palabici di Via Guasco da una parte c'è la CFM Reggio Emilia dei Miracoli, la CFM Reggio Emilia di Dado Lombardi che si salva all'ultima giornata di campionato dopo aver sconfitto i cugini della Fortitudo Bologna dopo un supplementare. Dall'altra c'è la corazzata per eccellenza, la Benetton Treviso allenata da Zelimir Obradovic e con in campo giocatori del calibro di Riccardo Pittis, Stefano Rosconi, Davide Bonora, Glenn Secunda, Harry Williams e Zerico Rebraccia. Reggio è nettamente inferiore, ma con la grinta e con il cuore e con il talento dei suoi Chris Gent, dei suoi Mike Mitchell e l'esplosione di Gianluca Basile riesce a rimanere lì, a stretto contatto con l'avversario. A meno di un minuto dalla fine è sopra nel punteggio quando Gent commette il suo quinto fallo. Da De Lombardi si gira verso la panchina. Non inserisce Alessandro Travoglio, ma preferisce l'esperienza del 35enne Piero Montecchi. Harry Williams pareggia 4-76, mancano meno di 10 secondi alla fine della partita. È proprio Montecchi a gestire il possesso decisivo per la sua squadra, supera la metà campo in palleggio, sembra sia in procinto di perdere la palla, poi si ferma e passa al professore Mike Mitchell, che dalla lunetta segna uno dei canestri che entreranno di diritto nella storia della pallacanestro reggiana. Suona la sirena, Reggio vince 78-76, il pubblico del Palabigi vola in campo, è un'invasione spontanea per festeggiare l'ennesima magia del professore Mike Mitchell. Anche Dado Lombardi si lascia andare verso la gradinata, un'esultanza che entrerà in questa di diritto nella storia della pallacanestro reggiana. In realtà non si era vinto nulla, è solo 1-1 nella serie, ma Reggio riuscì, grazie alla carica di quella partita, a trovare l'energia per sconfiggere la Benetton Treviso e arrivare in semifinale, ma questa è già un'altra storia. Insomma, Nicola, se dobbiamo dire qual è il the shot nella storia della pallacanestro reggiana, questo forse è uno di quelli. Ma lì mi ricordo anche che qualche giorno dopo, parlando, intervistai Piero Montecchi e si vede Dado che parla alla panchina e Piero mi raccontò che Dado gli disse: qua ci giochiamo la vita, guardando sia Davoglio che Montecchi. E Piero guardava dicendo: fai tu, Dado, sei tu l'allenatore, vai in campo. Dado Lombardi è un personaggio davvero incredibile, vero mondo. Beh, io li ho visti tutti passare da Reggio, perché a inizio campionato soprattutto vado sempre in palestra per vedere come lavorano, per conoscere bene come stanno in palestra. Onestamente devo dire che Dado Lombardi è forse quello che mi ha impressionato più di tutti. Aveva un modo di allenare particolare, grande ritmo, allenamenti non lunghissimi ma intensissimi, esercizi che ho copiato di sana pianta, proprio tantissimi esercizi ho portato avanti nella mia carriera dopo copiati da Dado, un grandissimo, grande personaggio e grande allenatore. Che invece, parlando di giocatori, a Roberto Chiacci chiedo due parole su Mike Mitchell, perché a Reggio è la storia. Assolutamente, assolutamente. Ho avuto anche io la fortuna di giocarci insieme. L'anno dopo. Esatto, l'anno dopo. Una persona squisita, un giocatore poi fenomenale, perché comunque aveva un talento incredibile. Mi ricordo sempre con lui che spesso e volentieri, fine allenamento, comunque anche, specialmente quando c'era Lombardi, prima della partita c'erano le gare da metà campo con lui che segnava sempre. Era una macchina che da metà campo faceva canestro, per cui è stata veramente una bella esperienza e comunque una bella cosa avere la possibilità di giocare con un giocatore che ha fatto molto e che ha dimostrato veramente di essere un grande nella pallacanestro. Ecco, ed è anche un modo che abbiamo noi, visto che non è passato tanto tempo alla sua scomparsa, per ricordarlo e ricordarlo così, cioè facendo vedere quello che faceva sul campo da basket. Credo sia assolutamente il modo migliore. Nicola, quella forse, io l'ho chiamata nel servizio CFM dei miracoli, insomma, la squadra che forse i reggiani si ricordano di più di tutte. Sì, perché anche perché è quella che è arrivato più in alto. Sì, e poi nella storia recente io mi ricordo che proprio, cioè, quel mese di playoff lì l'abbiamo vissuto viaggiando un metro e mezzo da terra. Cioè, c'era un'atmosfera attorno alla squadra, l'ambiente. La salvezza all'ultima giornata supplementare con la Fortitudo ha liberato tante di quelle energie positive che poi si sono tramutate, si sono trasformate proprio in qualcosa di incredibile durante i playoff. Insomma, l'eliminazione di Milano, poi le 5 partite con Treviso, l'esodo per gara 5 con i tifosi che arrivarono a metà partita. Certi insomma, sì, certi no, certi sì, arrivarono a fine partita nel piazzale, sì, solo per festeggiare. Esatto, insomma, comunque i bivacchi fuori dal Palasport, che erano anni che non si vedevano, insomma, bello.
bello, bello e finora irripetuto. E questo è... Però non è ripetibile, quindi no, certo. Infatti ho usato il participio passato, quindi mondo. No, 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 magari, però arrivare in semifinale scudetto per il momento la vedo. Tra l'altro vi abbiamo fatto vedere qualche la settimana scorsa le immagini della prima promozione, quella dell'82, Piero Montecchi aveva 17 anni, adesso vi facciamo vedere nel 98 con Piero Montecchi che aveva 35 anni e ancora decisivo. Certo, che aveva fatto la carriera fra Milano e poi Varese Cantù, tornato da noi, un grande. Beh, bisognerebbe fare non solamente una gara fra i migliori stranieri, e l'abbiamo già parlato, esatto, ma una gara anche fra i migliori reggiani. Ogni epoca, e Piero è certamente sul podio matematico. Ecco, visto che siamo in vena di passato, andiamoci a vedere anche due momenti. Ho scelto due momenti della carriera di Roberto Chiacic perché sono i due momenti che vi ricorderete forse tutti. Ci dirà Roberto che qua, vediamo, erano 13 anni fa, 99, europeo, finale contro la Spagna, e la forse insieme a quella che vedremo tra poco, che è l'Olimpiade, le due più grandi soddisfazioni che l'Italia si è tolta a livello cestistico negli ultimi anni sicuramente, ma forse anche nel complesso, insomma, diciamo così. Ma certamente sono state due, diciamo, tre medaglie fondamentalmente vinte, quindi, perché ci metto in mezzo anche la qualificazione, che forse era la cosa più importante, no, a Sydney, ad Atene 2004, che è stata quella che comunque ci ha permesso poi di raggiungere quel grande obiettivo che è stato comunque la finale di un'Olimpiade, quindi penso che sono stati dei momenti importanti, sono state delle vittorie importanti, un gruppo importante, un gruppo fatto di giocatori. Non di giocatori che come adesso ci sono, vanno in NBA e sembrano delle superstar, e lo sono anche sicuramente in NBA, ma un gruppo di giocatori che giocava insieme, che aveva nel tempo creato una squadra, un gruppo, e secondo me sono le squadre che poi riescono a raggiungere gli obiettivi perché ci credono e lottano tutte insieme, ognuno per quello che può dare, ognuno per il contributo che dà per ogni partita, nel senso che ci sono state tante partite e in ogni partita c'è stato un protagonista differente, da Basile con i suoi tiri, da... Questo è già Atene 2004, la famosa, esatto, partita, la famosa contro partita contro la Lituania, che però non è stata la finale, sì, cioè, perché comunque mi ricordo molto di più quella partita della partita poi dopo con l'Argentina, perché per noi significava tutto, significava dover affrontare l'America per il terzo posto oppure andarci a giocare una medaglia già vinta e avere la possibilità di giocare per loro, che poi la partita della finale è stata decisa da alcuni, nell'ultimo quarto da degli episodi, perché loro sono riusciti a mettere tre bombe di fila e hanno chiuso la partita, ma fino agli ultimi 5 minuti eravamo pari, quindi... Ecco, prima Nicola abbiamo parlato delle partite che si ricordano in Reggiani, qua forse a livello del panorama cestistico italiano, quella partita contro la Lituania, quelle bombe di Galanda e di Basile, un Basile che era scatenato e segnava tutte le parti, Basile che tra l'altro insomma qua regge di casa. A proposito di... esatto. Migliori, no? Reggiani. Esatto, esatto. Lui prodotti che era d'adozione. Insomma, anche quella lì contro la Lituania ce la ricordiamo tutti, forse eravamo tutti a casa sul divano a esultare. Non ricordo, però certamente rimane, è uno degli altri picchi della storia recente della pallacanestro. Forse non tutti avranno notato in nazionale, in fondo, Damiao. L'avete visto? Sì, c'era anche lui. Assolutamente, anche a proposito di altri reggiani che c'era. Nel 99 c'era Marcello Damiao. Ci sarebbe qualche aneddoto curioso da raccontare sui trascorsi reggiani di Damiao, in prossima puntata. Un Damiao che fu però grande protagonista e non l'è stato nominato, ma l'avete visto fare quella schiacciata prima nel filmato della CFM che tirava giù il canestro. Beh, era un giovane Damiao ed era il pivot, uno dei pivot italiani più dominanti a livello di esuberanza fisica. Fece un grande playoff, una stagione regolare discreta, ma un grande playoff, anche lui come tutti, E tra l'altro fu costretto poi nel playoff anche a giocare i palloni che dal momento in cui Mitchell si fece male non riusciva Beh, io mi ricordo una gara 2, la gara 2 con la Fortitudo, credo, di playoff in casa, dove perdemmo di pochissimo, dove fece 30 punti, fece tantissimi punti. Anche in quella partita lì contro la Benetton ne fece 23, se non vado errato. E sì, sicuramente Marcello Damiano è un altro personaggio dentro e fuori dal campo.
che c'era e c'è nella storia, sì, assolutamente c'era e c'è tuttora anche nella storia recente, perché nell'ultima promozione ad esempio c'era Marcelo Damiao e vabbè, tanti aneddoti anche fuori dal campo. Allora torniamo un attimo seri, facciamo il punto della situazione per chiudere il discorso Strength Valley, poi abbiamo gli ultimi 5 minuti anche per parlare di basket minore. Roberto, diceva Max Menetti, è difficile lavorare sodo in palestra quando ci sono comunque tutte le attenzioni e tutti che ti ricordano, sì, bastano tre partite. Tu come vedi, tu dalla tua esperienza, comunque ne hai già vissuti di questo tipo di periodi, come vedi la squadra dal punto di vista mentale? Secondo te è pronta per affrontare questo tipo di... Ma diciamo, i conti li fanno sempre tutti, si mettono a dire manca questo, manca quello, manca quell'altro, 3, 2, 1, cioè il problema è un altro, il problema è che secondo me noi dobbiamo affrontarla come abbiamo affrontato dall'inizio, come fosse la prima partita del campionato. Ogni partita per noi dalla prima all'ultima conta uguale, contano due punti e poi si tirano le somme poi quando i giochi sono fatti, quindi diciamo che così bisogna affrontare. Abbiamo la prossima partita da giocare in casa e questo qua è l'unico obiettivo che abbiamo per il momento, quindi vincere questa partita è il nostro obiettivo ed è importante come sarà l'ultima se ci giocheremo all'ultima giornata del campionato, quindi per noi un passo dopo l'altro, quindi il primo passo, quello più importante per noi di questo campionato è la partita con Iesi. Sì, io vorrei dire un'ultima cosa, visto che il tempo sta finendo, il fatto di vincere un campionato, cosa che a questo punto sarebbe un peccato non ottenere, sarebbe veramente per questa squadra l'apoteosi, la ciliegina, non una ciliegina sulla torta, un campo di ciliegie sulla torta. Non dovessero riuscirci, non sarebbe a questo punto che è una mezza delusione, diciamocelo tranquillamente, ma il campionato di questi ragazzi e di Max Menetti, perché dopo poi se incontro Max per strada mi togli il saluto, è comunque da 10. Noi siamo partiti e non scordiamocelo che non eravamo certamente in serie di pronostico fra le favorite di questo campionato, a differenza di Barcellona, Brindisi, Scafati, per cui... A questo punto sarebbe veramente un grosso peccato non riuscirci, ma nel momento in cui non ci si dovesse riuscire, questi ragazzi hanno fatto un campionato che comunque non avrebbe la lode, purtroppo non avrebbero la lode. Però sono stati veramente fantastici per tutto, da agosto, da quando hanno incominciato fino adesso. Ecco un'altra cosa, Mondo, legandomi alle parole che diceva Kjačić, la sensazione è che ci sia, oltre al discorso mentale, anche un discorso tecnico legato al dire giochiamo come se fosse la prima di campionato, per dire. Nel senso che questa squadra, le cose migliori, paradossalmente, ce l'ha fatta vedere veramente senza il freno a mano. Cioè quando gioca libera, magari forza anche alcune conclusioni, ma gioca in maniera spensierata, in maniera... diciamo così, veramente senza nessun freno inibitorio, e lascia andare il suo miglior basket, sì. Anche perché fondamentalmente ci sono giocatori come Robinson, come Taylor, ma anche, non lo so, come lo stesso Frassinetti, ad esempio, come lo stesso Filloi, giocatori che sanno creare anche fuori dagli schemi prestabiliti classici. Sì, sai cos'è stata? Una delle forze di questa squadra è stata questa, che quando riescono a giocare in questo modo, quindi divertendosi, correndo, danno dei break terrificanti a ogni altra squadra della Lega 2, e per cui ci hanno fatto anche molto divertire, ma sono stati in grado di vincere anche delle partite giocando in maniera diversa, in maniera opposta. Non dimentichiamoci la vittoria fondamentale in casa con Brindisi, quando ormai avevamo già scandito il De Profundis, che l'hanno vinta invece che mettendosi a correre, dove eravamo sotto di 15 punti o 14, l'abbiamo fermata, abbiamo bloccata, abbiamo fatto una zonaccia, loro non ci hanno capito niente, per cui abbiamo vinto giocando una pallacanestro diversa. La forza di questa squadra è stata proprio questa, che hanno saputo, pur mantenendo chiaramente un viso sbarazzino la maggior parte delle volte, ma anche quando c'è stato da doverla vincere sotto il punto di vista tattico, sono riusciti a farlo, quindi veramente molto 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 bravi. Nicola, a me piace definirla questa Strength Valley una squadra che gioca un basket moderno, nel senso che è una formazione che magari non sarà legata a troppi dettami dal punto di vista tattico, mi riferisco soprattutto all'attacco, ma è una formazione che sa leggere le situazioni, perché ha tanti giocatori appunto di lettura, cioè giocatori che sanno cosa fare, dove mettersi, come posizionarsi nel momento giusto. A due o tre, beh, secondo me innanzitutto c'è un quantitativo di talento sopra la media, perché comunque quando hai dei giocatori che estemporanei, che dal nulla magari ti creano la bomba o ti creano la penetrazione, eccetera, eccetera,
quello comunque ti toglie molte castagne dal fuoco e ti dà molta fiducia poi per tornare indietro e difendere più duro. Secondo me ci sono però nell'arco del campionato, mano a mano che vai avanti, gli avversari imparano a conoscerti e hai bisogno, secondo me, di qualcosa di più che questa squadra è riuscita a trovare, semmai a parte quel periodo di crisi vissuto a febbraio circa, che è stato dato appunto da giocatori, tra virgolette, di ordine magari, come Ruini che esce dalla panchina o Slanina. Questi giocatori in certe partite sono stati decisivi proprio perché hanno riequilibrato, secondo me, il gioco. I due americani sono forse l'emblema, più la personificazione di questa estemporaneità assieme al talento, no? nella produzione offensiva. Però magari la palla sotto a lungo quando la vuole, il cercare di farla circolare in certi momenti, te la danno i Ruini e te la dà magari il lituano da questo punto di vista. Quindi alla fine nell'arco di un campionato ci sono tanti... Il giusto mix. Sì, è quello. Alla fine non... secondo me le squadre vincenti sono quelle che poi trovano risposte positive da tutti a seconda del momento in cui ne hanno bisogno. Ecco, allora, per chiudere parliamo un pochettino anche del basket dilettantistico, della divisione nazionale B e della divisione nazionale C, perché è un weekend comunque importante, weekend non solo, perché ad esempio la Coppa 7 giocherà lunedì prossimo, però c'è prima di tutto, e mi riferisco a Filippo che ovviamente è il nostro esperto, c'è un bel derby, quello tra Novellara e Meca. Sì, qua siamo già alla divisione nazionale C, che diciamo è l'evento principale del basket dilettantistico, un bellissimo derby, Risergi Novellara contro Meca Cavriago, partita domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport di Bagnolimpiano. Esatto, Bagnolimpiano. È un derby molto importante, diciamo, in chiave playoff. Esatto, in chiave playoff per entrambe le squadre. Cavriago è già sicuro di essere ai playoff, al contrario di Novellara. Novellara invece viene da 5 vittorie consecutive e ha raggiunto proprio l'ottavo posto che è l'ultimo posto valido per i playoff la scorsa giornata, quindi diventa una partita importantissima per entrambe le squadre. Cavriago. Poi la partita, Mondo, correggimi se sbaglio, un derby comunque nel Reggiano di basket minore, anche se magari non sarà come il derby Coppa 7 Cavriago, però comunque è pur sempre una partita importante anche per le motivazioni che ci sono in gioco. Molto... Ma sai, qui parliamo di paesoni, cittadine, che adesso non so che espressione usare per non offendere nessuno, ma di importanza capitale per la pallacanestro nostrana. Cioè, parliamo di Novellara, parliamo di Cavriago, parliamo di città che la pallacanestro ce l'hanno nel sangue da decenni. Io da quando sono nato sento parlare di Novellara, di Correggio e di tutte queste. Per cui il derby... spettacolo nello spettacolo, in più sarà pieno di gente, quindi sarà certamente un'occasione da non perdere. E tra l'altro invece ci sarà poi Trenkwalder contro la Fortitudo nel corso della settimana successiva, cioè la gara dopo Iesi, prima però un'altra Reggiana contro l'altra Fortitudo, cioè la Coppa 7, che lunedì sera al Pala.Sport di Castelnuovo Sotto, giusto Filippo, incontra la Fortitudo, quella... Esatto, chiamata la cosiddetta Eagles, le Aquile. Esatto. Quella di Salieri, per intendere. Esatto, quella di Cozzalieri, lunedì, quindi insomma serata abbastanza particolare, inusuale, almeno alle 21 al Punto Sport di Castelnuovo Sotto, Coppa 7 contro Eagles, definiamole così perché si sono chiamate così, Bologna. Due squadre, stati di animo completamente differenti. La Coppa 7, abbiamo detto anche la settimana scorsa, quarta sconfitta consecutiva, deve lottare assolutamente per evitare i play-out. Al contrario, la Sogema Bologna è in un periodo di forma strepitoso perché viene da addirittura 9 vittorie consecutive. È una squadra che è molto particolare della categoria, nel senso che ha tantissimi ragazzi giovani, cioè proprio il gruppo Imbro, formato, un playmaker, esatto, del 94, tra cui spicca questo Matteo Imbro, classe 94, già nazionali da parecchi anni, nazionali ancora ovviamente giovanili, e se proprio viene a specificare il perché si gioca di lunedì, proprio perché Imbro è stato impegnato durante la settimana di Pasqua, nel weekend di Pasqua, con la nazionale Under 18, dove ha fatto benissimo. Quindi insieme anche a Matteo Imbrozzo abbiamo Patrizio Verri, che è un giocatore che ha fatto, sì, tutte le giovanili da noi, si allena spesso anche durante l'estate con la prima squadra. Ranuzzi, altro giocatore che, esatto, giocava a Forlì nella Lega 2, è una squadra molto forte, la Fortitudo, e tra l'altro è anche la squadra, Nicola, che la Fossa dei Leoni ha scelto di seguire, quindi beh, a Castelnuovo Sotto ci vedremo la Fortitudo, Fossa dei Leoni arrivare. Dovrebbe essere la vera Fortitudo quella. Per i bolognesi è così. Non è, sì, Budrio, cioè, sì, anch'io, sì, da esterno penso che... Poi il mio amico Adriano Arati mi insulterà per questa cosa che sto dicendo, però insomma per me la Fortitudo gioca in B2.
Assolutamente, e rischia tra l'altro anche di andare su, perché secondo in classifica, come detto, sta attraversando un bel momento di forma. Quindi questo è un po' il panorama, c'è anche una partita. Sì, chiudiamo, diciamo, con la, delle tre partite, quella che ha forse meno importanza, che nessuno si offende, sabato alle 21 a Bologna, Castiglione Murri, BMR Scandiano, diciamo che ha meno importanza solo per il semplice motivo che entrambe le squadre sono una quota 20 punti, entrambe salve, quindi già con l'obiettivo in tasca e con una quota playoff irraggiungibile, anche considerando il ritmo che sta tenendo Novellara per andare ai playoff. Quindi diciamo che mancano tre partite al termine del campionato di Serie C e la partita Castiglione-Murri-Scandiano è una partita, diciamo, dell'interesse minore sicuramente rispetto a Novellara-Cavriago. Poca la posta in palio. Eccolo qua il panorama del basket dilettantistico e poi vi diremo com'è andato il derby, com'è andata la partita con la vera Fortitudo, e per questa affermazione si prende responsabilità. Sai che, esatto, ti dovrei prendere la responsabilità, no, perché il dibattito è sempre aperto. Pensa, noi ne sentiamo già le telefonate. Esatto, noi ne sentiamo l'influenza qua a Reggio, figuriamoci a Bologna, dove ce n'hanno anche una terza, che è la Virtus, su cui controbattere. Siamo giunti in chiusura, vi ricordo l'appuntamento è per venerdì sera alle ore 20.45 Palla BG Reggio Emilia. Mi raccomando, anche la richiesta della società è quella di mettersi mettetevi qualcosa di bianco rosso, vestitevi di bianco rosso, di bianco, di rosso, non so, portate sciarpe, berrette, bandiere, tutto quello che avete per colorare il Palla BG. Ci vuole il Palla BG delle grandi occasioni per una partita importantissima, come lo saranno tutte le ultime quattro, anzi speriamo le ultime tre, perché così la quarta è l'ultima, vorrebbe dire che non conta più niente, perché Reggio sarebbe già promossa. Ringrazio Mondo Vecchi, Nicola Bonafini, soprattutto Roberto Chiacig, che è stato con noi quest'oggi. Gli faccio il più grande in bocca al lupo per il finale di stagione. Noi ci vediamo, grazie anche a Filippo Bartoli per i messaggi, noi ci vediamo ovviamente mercoledì prossimo, l'appuntamento alle ore 15.30, sempre con Basket Time, e poi la replica dopo le 23. Alla settimana prossima, grazie, arrivederci. Chi ha provato i sistemi d'apertura Sistel vorrebbe tutto un mondo Sistel. Sistel, centro automazioni, automatizza cancelli, garage, sbarre, portoni sezionati per impiego privato e industriale. Sistel è concessionaria FAAC e Breda. Sistel è a Reggio Emilia, in via Martiri di Cervarolo 74. Alla Coop conviene sempre. Fino al 18 aprile, tante occasioni di risparmio. Pasta di semola Coop 500 grammi, scontata del 40%. Nei supermercati Coop Consumatori Nord-Est. Ci sono persone che possono fare molto per altre persone. Persone competenti che possono fare molto per te. Per la tua dichiarazione dei redditi, rivolgiti al CAF CISL più vicino. Troverai competenza, serietà, risparmio. Telefona subito allo 0522 3575 55. CAF CISL. Persone con persone. Mentre chiudi la finestra, ti accorgi che precisione, estetica e risparmio coincidono alla perfezione. Certo, è una finestra di GD Serramenti. Serramenti in PVC per interni ed esterni, ideali per il nuovo, indispensabili nelle ristrutturazioni. Oggi anche la linea ecologica Green Line, i serramenti che rispettano l'ambiente. GD Serramenti, Novellara, Reggio Emilia. Quando l'architettura è in sintonia con la natura. Apennino Bioenergie ha realizzato un impianto di produzione pellet della massima qualità nel nostro Apennino. L'impianto di produzione pellet trasforma il legno del nostro Apennino tosco-emiliano in pellet categoria A senza additivi attraverso processi di macinazione, essiccazione, pressatura, raffreddamento e setacciatura. EcoPellet costa meno ed è più sicuro rispetto ai tradizionali combustibili fossili. Apennino Bioenergie è a Carpineti di Reggio Emilia in via San Prospero 3. Apennino Bioenergie vende all'ingrosso e al dettaglio. Per informazioni 05 22 71 80 42.